sette peccati che frenano la crescita dell'economia italiana, però nel suo libro lascia anche uno spiraglio: riprendersi è possibile? Ma dipende da noi ovviamente, se continuiamo a fare quello che abbiamo fatto nel passato non credo che ci riprenderemo, però io ho fiducia sulla possibilità che abbiamo di riprendere, non è troppo complicato, bisogna avere la volontà di fare certe cose. Ecco, nel suo libro parla di corruzione, di evasione fiscale, dei tanti vizi appunto che caratterizzano la nostra società. Secondo lei quindi non si sta facendo abbastanza per superarli? No, chiaramente questi problemi sono cose che abbiamo ereditato dal passato, ci sono altri problemi che abbiamo ereditato dal passato, di cui ho parlato nei miei libri precedenti, come il livello del debito pubblico. E c'è stato qualche miglioramento, però siamo ancora molto lontani dagli altri paesi europei con cui dovremmo confrontarci. L'evasione fiscale è più alta, i livelli di corruzione sono più alti, la giustizia civile è più lenta e così via. Il suo libro è stato comunque tra i più venduti nel mese di giugno, vuol dire che c'è voglia di capire tra gli italiani, anche temi insomma non proprio facilissimi. Sì, questo mi fa molto contento, c'è stata anche un po' di pubblicità che ho avuto per via che ho fatto il presidente del consiglio incaricato per 4 giorni, questo ha aiutato le vendite del libro, credo. Ricordando quei giorni in cui tutti gli obiettivi erano puntati su di lei, adesso che sensazione prova? Posso fare delle vacanze estive più tranquille.